Piccoli comuni del welcome è un'idea che nasce da quello che un po' ci circonda. È un'Italia rurale, un'Italia fatta per il 70% di comuni sotto i 5.000 abitanti ed un'Italia che paradossalmente nel 2016 si chiudeva all'accoglienza delle persone migranti. E quando ci siamo accorti che stava accadendo questo incrocio paradossale, abbiamo detto che bisogna fare qualcosa di diverso, che non poteva essere soltanto i classici centri per migranti. Il nostro progetto nasce nel 2017, eravamo in un momento critico per la vita del paese, c'era l'emergenza sbarchi, c'erano grandi proteste del paese. In quel momento noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo deciso di essere accoglienti. Le persone vedevano questi grandi centri per migranti che costellavano le nostre aree rurali e si preoccupavano perché si sentivano invasi. In realtà avevano ragione quei sindaci che contestavano quel modello di accoglienza, perché è un modello che non creava integrazione, che si basava sull'emergenza ma non su quello che è il futuro di queste comunità. Quella che veniva percepita come ai più una criticità, noi abbiamo cercato di trasformarla in opportunità e quindi sono arrivati delle famiglie con dei bambini piccoli che hanno iniziato anche a frequentare la nostra scuola. Una diversità culturale incredibile che noi abbiamo sempre ritenuto uno dei principali patrimoni dell'umanità. Welfare è emancipazione, non è dipendenza, non è assistenza, non è pietà, ma è un modo di promuovere cittadinanza. In Italia ci sono tantissime leggi buone che spesso vengono dimenticate o utilizzate male. Giravano quasi 5 milioni di euro al giorno per l'accoglienza dei migranti, ma non andavano in direzione di sviluppo e di accoglienza vera, andavano in direzione, diciamo, di un'accoglienza emergenziale e alberghiera. Noi abbiamo solo detto che bisogna trasformare l'utilizzo di queste leggi, che già sono ottime, e l'utilizzo di questi finanziamenti, che sono già importanti, in sviluppo. A Castelpodo l'anno scorso abbiamo dato vita ad una cooperativa di comunità dove ci sono dei ragazzi del posto e ci sono anche dei migranti che lavorano insieme a questo progetto che, insomma, ha iniziato in qualche modo a funzionare e si sta sviluppando. E sta funzionando, ma anche semplicemente per il fatto che, esempio, le scuole non chiudono, perché le famiglie che si trasferiscono a Castelpodo, come a Pedro del Pino, come a Santa Polina, di fatto hanno riempito quei vuoti che sono stati lasciati agli italiani. Perché poi sostanzialmente ha messo insieme due esigenze, due aspirazioni, possiamo anche dire con una punta di ambizione, due sogni. Cioè, persone migranti e persone autoctone si sono messe insieme e hanno realizzato delle piccole imprese comunitarie, cioè chi ha aperto un albergo diffuso, chi ha messo, diciamo, a lavorare magari sui terreni abbandonati che adesso sono produttivi, chi praticamente, diciamo, ha messo in piedi piccole attività turistiche o ristorative. Le persone migranti hanno dato il là per far partire un meccanismo di sviluppo e senza di loro probabilmente non sarebbe mai partita quella piccola impresa. Perché se noi pensiamo che 6-7 appartamenti, 8 appartamenti che prima erano vuoti hanno trovato degli inquilini e quindi dei proprietari hanno trovato del reddito. Dentro queste piccole comunità, piccoli interventi come questi fanno veramente il cambiamento. Cioè 20 persone che vengono da altre parti del mondo, che si stanziano, comprano casa, vanno a scuola, prendono al market locale gli alimenti, la maggior parte di noi va a comprare centri commerciali, loro hanno le macchine e comprano le botteghe locali. E questa roba che noi ci diciamo da sempre, bisogna consumare e, diciamo, spendere localmente, loro lo fanno di natura. Tra il 2023 e il 2024, in un quadro generale di spopolamento, noi abbiamo segnato anche +1. Che non è una grande notizia, ma la notizia è quando non si perdono abitanti, quindi è una piccolissima soddisfazione. L'idea è: perché non lo facciamo per tutti i comuni? Siamo 5.400 comuni, sono sotto i 5.000 abitanti, l'Europa per l'80% è fatta di aree rurali. Forse se cambi la narrazione sull'accoglienza nelle aree rurali, poi cambiano tante altre narrazioni successive.